Ok, non avevo visto, c'è un flusso ascendente di lava lì. Per tornare su mi sembrava impossibile che mi dessero, che mi lasciassero rompere il ponte e poi non, che non ci fosse una via d'uscita. Ok, ora devo solo trovare la stanza del boss, che è proprio... Ok, eccoci qua, signore e signori, davanti alla stanza del boss. Niente acqua, lì c'è una via di fuga se volete. Andiamo col nostro fido rampino qua sopra. Scusate, torno subito. Ok, rieccomi. Bel posto dove sospendere, vero? Ok. Siamo vicini al boss, uccidiamo questo centopiedi di lava. What, 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 what? Cosa sta succedendo? No, non so cosa è successo prima. Nessuna idea. Whatever. Ah, qui c'è un altro scrigno. Aia. Vediamo cosa c'è dentro. Un emblema del guerriero. Conservano nel borsello. Chi eccelle nell'arte della spada conosce il valore di questo emblema. E anche questa è una side quest, non obbligatoria. Dobbiamo tenerne 15. 10. Rupia gialla è inutile. Ok, tradizione di Legend of Zelda è che prima del boss uno dei vasi contenga una fata. Non questo. Eccola qua. No! Fuck. Va bene, le fate potete rinchiuderle nei vasi. Sì. Oh! È un'altra. Era un'altra. No! 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 Potete rinchiuderle nelle ampolle e vi resuscitano se morite. Però non dovete essere troppo vicini, altrimenti, anche se avete tutta la vita, vi cureranno e scompariranno. Yeah, porta felicità. Ah, non sono molto felice adesso. Potrei anche morire contro il boss, visto che... damn it! Rabbia. E poi mi serviva anche per un'altra cosa, la fatina. Ah. Whatever, whatever. Calma, calma, sangue freddo. Calma, sangue freddo. Calma, calma, calma. Ok. Ehi là, boss. Welcome to the jungle. Welcome to the volcano, più che altro. Eccoci qua, stanza del boss. E il boss è... quella giara. Scherzi a parte, il boss apparirà a momenti. Vedete lì, c'è la coda di Valù. E visto che era stuzzicata da... da lui. O meglio, lei. Un boss che appare in tutti, quasi... i giochi della serie The Legend of Zelda, ma che non era mai apparso in un'incarnazione così fuori dal comune. Salutatela. Salve. Perché non appare il suo nome? Comunque, credo proprio, se non sbaglio, che lei sia Goma, il solito ragno che appare. Legend of Zelda, dovete stordirla se potete. Quanto pare non funziona. No, mi sto sbagliando tutto. Comunque,
Il vostro obiettivo è agganciarvi alla coda di Valù. Ma dovete stare attenti perché quando Armogoma, o come si chiama, no, non so come si chiama, quando vede che lo fate cercherà di attaccarvi. Ma se voi siete rapidi abbastanza chi mi tira la coda? Dovete dondolarvi appena. Non siete obbligati a dondolarvi chissà quanto. Lasciatevi andare. E si staccheranno delle rocce che crollano e rompono un po' l'armatura della bestia. Ok. Dubito che ci lasci stare qua su in eterno, sinceramente. O forse sì. Forse è così buona che ci lascia stare su ancora un po'. Quanto basta per togliere un altro pezzo di armatura a Goma. Sbang! Baby! Stai fermo, Valù. Fermo, 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 fermo. Voilà! Molto, molto semplice. Sembra spaventosa, ma non lo è per nulla. Bang! Oh, sono caduto. Però tutto ciò era quanto necessario per renderla finalmente vulnerabile! Eccoti qua, bellezza! E ora possiamo stordirla con... con... il rampino! Colpendola nell'occhio! E colpirla a morte, semplicemente! Voilà! Bye bye, baby! È stato bello incontrarti qui. Dovremmo farlo più spesso. Beh, ora una storia con Famire, però... se lavori un po' ai tuoi difetti... se ne può parlare. Tipo quando non sei morta. Yay! Link è sempre così felice quando batte un boss. E lì abbiamo il nostro teletrasporto verso la libertà. Very nice, very easy, very Pikmin. Qua abbiamo il contenente. Il portacuore. Il tuo livello di vita aumenta di un'unità e in premio recuperi tutte le energie. Alla fine di ogni boss normale, otterrete un portacuore. E gli altri dovrete formarli per conto vostro trovando i frammenti di cuore, semplicemente. Ok, baby, via da qui! Goma, Goma, Goma. Fire Goma, non so come si chiamava questa. No, perché Armo Goma è un'altra incarnazione. Ehi, Valù! Sono passate le emorroidi? Le emorroidi a forma di 100 piedi gigante? Oh, yes! Yes! Oh! Grande Valù! Valù è felice. E ritorna la musica epica! E... I'm back! Oh? Link! Oh, Falin! Ci rincontriamo! Guarda, ecco Falin! Famire mi ha raccontato tutto. Link, grazie, scusa se ho dubitato di te. Anch'io un giorno diventerò bravo come te? No! Ma certo! Vero, Link? Sì, certo, Famire. Link, tieni. Vorrei che lo tenessi tu. Vedrai, sarò coraggioso e non fuggirò di fronte alle difficoltà. Fuck yeah, perlo di Din!
È il tesoro che i falchi viaggiatori si tramandano di generazione in generazione. Ehi, Valu, come butta? Anche Valu vorrebbe porgerti i suoi ringraziamenti. Salute! Cosa dite? Che deve domare il signore del vento? Cosa significa? E come? Ma quale signore del vento? Quello del santuario proprio di fronte alla caverna? Valu ti ha chiamato eroe. Beh, per noi sei senza dubbio un eroe. Andrò da Valu e quando avrò le mie ali verrò a trovarti. Ah, Falin! Link, grazie! Di niente, baby! Torna presto! Molto bene, come direbbe James... Terry! No, scherzo, non ho niente da comprare da Terry. Riempiamo questa d'acqua, visto che non ho nulla di meglio da mettere dentro per ora. Ok. Molto, molto bene. Non so, penso che chiuderò qua l'episodio, visto che è durato 1 ora e 8 minuti. 4 episodi. Diciamo... sì, 4 più o meno. Forse anche solo 3, visto che devo rimuovere un po' di tagli che ho fatto. Comunque, grazie per avermi seguito per questo dungeon. Spero che vi sia piaciuto. Ormai non ho molto da dire durante i dungeon, a parte, insomma, spiegare cosa bisogna fare e le mie battaglie epiche contro i Bokoblin. Niente, prossima volta continueremo. Forse dovrò tornare dai falchi viaggiatori per controllare una cosa. E... non sbadigliare! Si sta qui a pigrare tutto il tempo. Pigrare non è un verbo, credo. Però comunque... niente, vedremo di fare qualcosa. Se posso torno all'isola Primula, ma non sono sicuro. Perché qui c'è già un altro... un'altra destinazione. Invece anche l'isola... no, l'isola Primula è un po' distante. Penso di aspettare prima di andarci. Magari però l'isola Tauro, adesso che posso cambiare la direzione del vento. Ci penserò su. Ci vediamo la prossima volta. Ciao e buonanotte. Epilessia!